Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo scandalo. Il peccato di scandalo è gravissimo. Pensa a quanto costa un'anima a Gesù. Gli costa odio, ignominie, prigionie, tormenti, calunnie, bestemmie, sangue, croce e vita. E tu gli rubi quell'anima, rendendo inutile per lei la passione del Figlio di Dio. Pensi all'amarezza che infonde il suo cuore? Tu fai l'opera del demonio, che fin dal principio è stato omicidio di anime. Forse ha iniziato quando eri ancora fanciullo, o da giovane tentato qualche tuo simile con il tuo comportamento, con parole, gesti, inviti, azioni. E poi, da adulto, il peccato di scandalo è una catena di peccati. Chi potrà più contare i peccati che si sono succeduti nell'anima scandalizzata e quanti altri saranno scandalizzati da lei? Colui che da scandalo contrae con Dio un grande debito, egli esige la restituzione di quell'anima, di quelle anime perdute. Vuoi almeno ridargli la tua? Se anche tu hai dato scandalo, rifletti ora con quale tagliente spada è trapassato il cuore immacolato e materno di Maria. Tu sei tra coloro che si schierano contro la donna predetta da Dio dopo il grande peccato di scandalo commesso da Satana nei riguardi di Eva e di Adamo. Ma tutti cadranno sotto il suo piede immacolato se non si convertiranno. Esempio, Santa Maria Egiziaca. Non aveva che 29 anni e già era divenuta lo scandalo della città di Alessandria. A quanti giovani cuori rubava innocenza e ricchezze. Un giorno, vedendo tanta gente che si indirizzava al mare, domandò: «Ma dove va tanta gente?» Le fu risposto che si imbarcavano per Gerusalemme per andare a celebrare l'esaltazione della Santa Croce. Allora vi si recò anche lei. Nel giorno della festa volle entrare in chiesa per vedere il sacro legno della croce. Però, nonostante i suoi sforzi, non riuscì a varcare la soglia della chiesa, perché una forza misteriosa la respingeva a più riprese. Decise di nascondersi in un angolino della strada, mentre la folla si accalcava. All'improvviso le si aprirono gli occhi dell'anima e vide con chiarezza la sua vita passata. Sconvolta, alzò lo sguardo e fissò l'immagine di Maria posta sulla porta principale del tempio. Maria Egiziaca, pentita, pianse e pregò. Nacque in lei il desiderio di baciare la Croce Santa, decisa a cambiare vita. La Vergine accolse la peccatrice e le disse: «Va al di là del Giordano e troverai il tuo riposo». La peccatrice si inoltrò nel deserto, fino al luogo indicatole dalla Madonna, e lì trascorse 48 anni di vita nelle più aspre penitenze, in continua lotta con i pensieri della sua vita peccaminosa e le tentazioni di Satana. Ella ne fu sempre vittoriosa, ma con l'aiuto di Gesù e Maria. Offerta. Sopporta con pazienza le offese e le sofferenze, in riparazione dei tuoi peccati. Devozione. Al mattino consacrati a Maria, offrendole tutto te stesso, le tue facoltà intellettuali e le tue azioni. Giaculatoria. Vorrei perdono dei falli miei, dei falli altrui, perdono vorrei. O Vergine Santissima, oggi prostrati ai tuoi piedi, promettiamo di voler essere apostoli del Regno di Dio, per riparare così i cattivi esempi
che possiamo aver dato nel passato. Ottienici grazia per essere fermi in questa nostra promessa. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.